Allora, signori di YouTube, buonasera a tutti innanzitutto. Tutti vogliono adesso sentire Strike cosa pensa di questa eliminazione della Juventus e come avevo detto l'anno scorso, anche quest'anno vinciamo la Champions l'anno prossimo e iniziamo così perché sono sempre felice. Allora, il grande Sarri ha un merito e poi alcuni piccoli demeriti. Allora, qualcuno dirà forse il merito è il fatto che ogni tanto si è visto qualche fraseggio interessante di questa Juve che potrebbe l'anno prossimo esplodere. No, il merito di Sarri è stato che la Juve di solito esce dalla Champions a marzo. Quest'anno Sarri è riuscito perlomeno a portarci in Champions fino ad agosto. Affanculo, almeno la goduria di dire fino ad agosto. Ragazzi, siamo ancora in Champions, affanculo, luglio siamo ancora in Champions, ragazzi. Superato il 31 luglio siamo ancora in Champions. Grazie Sarri, sei stato veramente bravo. Per il resto, io non ho veramente parole, per descrivere definitivamente questa squadra. L'ho chiamata delle parole che mi ricordo, che posso dire evitando ban, mi ricordo una delle più belle, anticalcio. La Juventus è completamente diventata l'anticalcio. Siamo passati da un allenatore, attenzione, non sono per nulla una vedovella di Allegri, dico soltanto quello che oggettivamente vedo con Allegri, comunque un po' di compattezza difensiva e un po' di fantasia, difesa 3, difesa 4, 4-3-3, 4-4-2, 4-2-4, qualcosina ogni tanto la vedi, ma così per divertirti, pure da tifoso che perde la partita dice: ah, guarda là, una difesa 4, che figata, tovala, una difesa 3, interessante. Siamo passati da quello a uno schema fisso senza arte né parte, che non ha praticamente nulla. Questa sera, nella zona difensiva, tanto per cambiare, si parlava in conferenza stampa, c'era Bonucci, si parlava di grinta, si parlava di attenzione, si parlava di buona volontà, di tutto quello che volete voi, però io continuo a vedere una squadra che non difende perché c'è uno schema su una lavagna e allora tu quando questo qui prende palla vai qui, tu vai lì, eccetera, eccetera. Ma una squadra che difende un pochettino così come fanno gli amici che fanno la partitella improvvisata. Quello con la maglia gialla lo pigli tu, quello con la maglia verde lo piglio io. Attenzione, oh, hai visto quello? Quello è forte, facci tu addosso, mi raccomando. Cioè, così improvvisato, tu vai lì, io vado qui, non so che fare. Quante volte avete visto difensori della Juventus buttarsi scivolata evitando il tiro degli avversari? Tutte queste azioni alla disperata di difensori. Quindi difendiamo così. In cambio, in attacco. Allora, in attacco, ragazzi, in attacco, credo che non ci siano stati grandi passi avanti rispetto ad Allegri. Cioè, questa sera abbiamo visto, dico per dire, Alexandro fare vari dribbling. Bravo Sandro! Bene, finalmente un Sandro che finora giocava male in Champions si è ripreso. Male dall'altra parte Quadrado che si vedeva che era completamente stracotto. Ok, va benissimo. Mancava Dybala. Mancava Dybala, altra cosa da dire, ma Dybala era il giocatore che poteva farci il dribbling, il contro dribbling, il quadro dribbling per fare un gol bello come quelli lì in campionato, no? Prima dell'infortunio. Ok, cosa è mancato? È mancato Douglas Costa, un altro giocatore che magari poteva prendere palla e fare il dribbling, il contro dribbling. Avete capito, no? Penso dove voglio andare a parare. Cioè, in attacco, dopo tutto quello che rischi in difesa, ti aspetteresti perlomeno una squadra che riesce a creare qualcosa di interessante e invece siamo sempre lì. Si gioca di singoli, si vive di singoli e quindi ditemi voi a cosa cacchio serve alla fine questi fraseggi completamente inutili. Si gioca principalmente con Bonucci, De Ligt, Bonucci, Bonucci, De Ligt, Bonucci, basta. Poi ogni tanto, soprattutto nel primo tempo, prima che saltassero gli schemi, Dio benedica il fatto che saltino questi schemi perché gli schemi non ci sono. E comunque, se lo schema era una palla a terra. Una palla raso terra per un attaccante che veniva a spalle alla porta cercando di fornire questi centrocampisti che dovevano inserirsi. Ragazzi, una tristezza totale. Vi faccio, giusto per farvi capire, volendo fare, perché questo il video è anche la conclusione della stagione. Siamo partiti con Khedira e Matuidi che erano sul piede di partenza e alla fine sono giocatori che sono stati rivalutati e hanno giocato loro in cambio degli Emre Can e dei Ramsey, che dovevano essere questi parametri zero eccezionali che avrebbero dovuto farci fare il grande salto di qualità. Abbiamo finito la stagione con Khedira fuori e Matuidi che comunque vada è stato rifiutato. Cioè, vi sembrano idee chiare? Cioè, vi sembra immaginatevi un Real Madrid che parte con Toni Kroos, però poi va in panchina, poi gioca, poi ritorna in panchina. Cioè, compri uno, quello gioca. Rabiot è stato un acquisto che alla fine ha dato
un po' di frutti, si potrebbe dire, ma ragazzi, questa è la stessissima squadra dell'anno scorso. Vi dico anche un'altra cosa che si diceva prima nella live qui, il Lione è settimo in campionato, ha perfettamente ragione. Un'altra cosa che mi sembra molto, molto interessante da dire, no? Ma questa Juventus, qualora volesse, come alcuni dicono, mantenere Sarri e creare però una squadra fatta apposta per Sarri, ok? Io prima ho detto, significherebbe che anziché puntare a Pogba, Toni Kroos o qualche grande centrocampista, si punta a Jorginho. Cioè si punta a dare a Sarri una squadra che gioca bene soltanto se ha quell'umiltà, un'umiltà che io vedo nelle squadre giovani come l'Ajax dell'anno scorso, come l'Atalanta di quest'anno, l'umiltà di correre a tavoletta per 90 minuti perché dai che bello, cioè stasera Olivier è entrato in campo, lui avrebbe dato la vita per questa partita, che cazzo, e esordisco in Champions, si è fatto male di bala, che culo, mo vado io, no? Ma non puoi dare una squadra così alla Juventus, cioè non puoi creare una squadra così, non puoi puntare a qualche giovane che ha voglia di emergere. La Juve è la Juve, deve giocare con i grandi campioni, deve giocare con i Ronaldo. Fa niente se poi Ronaldo delle volte non corre indietro, sono grandi campioni. È un'altra storia, è un altro modo di giocare. E onestamente, non ho capito come sia riuscito Zidane a vincere tre Champions League di fila. Poi vabbè, lì ci sono stati alcuni episodi arbitrali che conosciamo, però per dire. E secondo me è un'altra storia allenare i campioni. Sarri, io non lo vedo per Juve e secondo me fare una squadra per Sarri significa fare un downgrade a sta squadra. Cioè significa secondo me fare delle modifiche strane. Concludo dicendo anche un'altra cosa. Allegri l'anno scorso aveva detto, non era stato subito fatto fuori dopo l'Ajax, lui aveva detto semplicemente, io dico che se mi vogliono mantenere dobbiamo cambiare mezza squadra. Se invece vogliono tenersi la squadra devono cambiare me. Beh, la squadra è la stessa dell'anno scorso, no? L'anno scorso giocavamo con Dybala, Higuain, Ronaldo, Douglas Costa in attacco, Bernardeschi, ragazzi, quelli sono. Avevamo un Mandzukic in più che ci faceva molto comodo, ci siamo giocati anche quello. A centrocampo Emre Can per Douglas, per cosa? Per Ramsey, ma cioè, la squadra è quella, la stessa dell'anno scorso, con De Ligt al posto di però di un Giorgione Chiellini, che per l'amor di Dio, De Ligt bravissimo, però non è che Chiellini fosse da meno, eh. Quindi per la male siamo rimasti identici all'anno scorso. Mi chiedo, ma non è che Allegri, quando ha detto quello che ha detto, cioè o cacciate mezza squadra o me ne vado io, non è che l'ha detto perché aveva litigato, ma semplicemente perché Allegri aveva notato che questa squadra era strutturata male, un'alchimia tra giocatori non funzionale. E quindi lui ha detto, non minaccio che me ne vado se non mi cambiate quelli perché mi stanno sui coglioni. Allegri probabilmente ha detto: questa squadra non va. È un computer assemblato male. Ho messo, per ne capisci di informatica, le RAM DDR3 su una scheda madre che è compatibile con le RAM DDR2. Sto dicendo una cosa così, no, per capirci. Cioè, non è compatibile. Allora bisogna fare i pezzi compatibili tra di loro. Forse era questo quello che intendeva Allegri. Non che ha litigato con la squadra, probabilmente. Quindi io mi chiedo se la situazione è questa. Ora io sto leggendo commenti, la Juve è senza palle, cioè, ma guardate, io credo che sia tutto poi collegato. Quando la squadra, come l'Atalanta, fa un tipo di calcio e funziona, funziona, ragazzi, c'è poco da fare. Il calcio che funziona, non è vero che bisogna aspettare 8 mesi per vederlo, ma tu te ne accorgi già dopo il secondo, terzo mese. Ma dai, ma è possibile che questa squadra già dopo 2 o 3 mesi ancora non riusciva a dare quello che ci aspettavamo? Ma è ovvio che ormai non funzionava. Il mercato di riparazione era fondamentale. Che ti serve? La prima punta per facilitare il gioco? Compriamola. Ti serve un rinforzo a centrocampo? Le fasce. Abbiamo venduto Spinazzola. Abbiamo preso quel giovane Pellegrini e ce lo siamo dati di nuovo. E ci siamo tenuti sto cazzo di Danilo e ci siamo venduti pure l'altro lì, come si chiama? Cancelo. Per giocare con chi? Danilo Cuadrado, che è un terzino praticamente lo è diventato alla Juve da poco, nella Colombia no, ma prima. Ci siamo tenuti quattro terzini, Matuidi 3-4 partite ha dovuto giocare terzino sinistro. Ragazzi, ma venite a dire che questa è una squadra costruita bene, dai. Quindi ci sono colpe innanzitutto dalla dirigenza che non ha capito nulla e compra giocatori un po' alla cacchio di cane. Cioè, ragazzi, se io vado a fare la spesa, entro al supermercato e dico, oh, le uova, mo le piglio. Oh, i gelati, ho voglia di un gelato. Ah, il basilico, ho finito il basilico sul gelato, mi sono dimenticato, devo comprare il basilico sul gelato. Torno a casa, dico, ah, ho fatto la spesa.
E mo che cazzo mi mangio? Che faccio? Le uova col gelato con un po' di basilico sopra? Che me mangio? Cioè, quando tu fai la spesa così, quando uno dice la squadra è pronta, bisogna puntellinare la rosa. Ma qua non è bisogna puntellinare, qua bisogna capire che senso dare a sta squadra. Quando io vi dicevo e facevo la critica alla Juventus e dicevo, ma questa squadra come gioca? Puntiamo alle fasce per il cross al centro? No, non abbiamo venduto Mandzukic. Giochiamo con le triangole, col tiki-taka, vogliamo fare i passaggi filtrati, vogliamo giocare di contropiede come la bella Juve di Tevez e Morata. Come cazzo vogliamo giocare? Non si capisce, perché abbiamo un contropiedista che è Douglas Costa, un solitario che è Ronaldo, un fantasista che gioca nello stretto come Dybala e un finalizzatore come Higuaín. Cioè, ci manca soltanto io, lui, la cana femmina, ci danno, Totò, Peppino, cioè, no, non lo so, è una cozzaglia sta squadra, è un'insalata sta squadra. Quindi, colpe alla dirigenza, colpe a Sarri che non ha capito la cosa, è un grande allenatore, ora adesso criticano Conte all'Inter, ma è un grande allenatore, pure quello che non dice e accetta tutto quello che c'è da fare, perché altrimenti questo è l'allenatore perfetto per una società che punta al risparmio. Vi ricordate quando è andato via Conte ed è stato criticato Allegri? Si diceva che Allegri sarebbe stato il classico allenatore aziendalista, diceva sempre sì. Gli andava bene tutto, potevano dargli pure la cacca, lui faceva giocare la cacca perché lui. Invece Allegri si è rivelato un rompicoglione su certe cose e queste paure sono state tutte quante su Sarri. No, per me va bene, io gioco con la squadra che mi danno, per me va bene tutto, la squadra che mi danno. E questo è Sarri, per me va bene tutto, va bene, va bene tutto. Allora continua a scaccolarti in pace per i fatti tuoi, io non lo so. Non lo so, comunque, credo alla fine, volendo commentare comunque la partita, i due calci di rigore sono delle assurdità che io onestamente in Champions League non vorrei mai vedere. Se su quello del Lyon ho capito che vagamente si sono un po' incrociati Bernardeschi e Orar, come si chiama, però onestamente quello lì per me non è rigore, poi ditemi voi, ma quello lì dato alla Juventus ancora più clamoroso, quello è un giocatore che salta con una mano sul pene, un'altra messa qui, forse un piccolo allargamento del gomito, ma per l'amor di Dio, ma quelli non sono rigori nessuno dei due, e questo è sicuro. Però c'è da dire una cosa, mi ha fatto piacere il rigore alla Juve, non per la qualificazione, che ovviamente non c'è stata, ma per il fatto che non volevo che Sarri andasse a giustificarsi dicendo che è stato eliminato per un rigore che non c'era. No, lui è stato eliminato perché la squadra fa schifo. Perché nei primi 10 minuti di una partita dove la Juventus doveva uccidere, sportivamente parlando, l'avversario, nei primi 10 minuti il Lyon può annoverare due calci d'angolo su belle azioni in contropiede e un tiro da fuori di Aurier parato da Szczęsny, forse era fuori, non era fuori, però su una bellissima azione finalizzata bene. La Juventus ha fatto 0 tiri in porta su azione in 180 minuti, 0 tiri in porta, 0 all'andata e 0 adesso. I due gol sono venuti su il calcio di punizione, quella roba lì che poi praticamente un tiro in porta è stato il calcio di punizione, ovviamente c'è stato il rigore di Ronaldo e poi vabbè, il secondo gol di Ronaldo, un tiro in porta su azione, mi ero dimenticato questo gol fulmineo di Ronaldo che ha azzeccato il tiro della serata. Ragazzi, comunque, le statistiche della partita, io ho visto una partita, quelle dell'andata, mi ricordo, ho sentito anche Balzarini che diceva zero tiri in porta. Non sto dicendo zero tiri, la Juve ha tirato la Juve, ha tirato, c'è stato il calcio il colpo di testa di Bonucci sul calcio d'angolo è finito fuori di poco, il colpo di testa di Ronaldo è finito alto di poco, la Juve è stata anche sfortunata, soprattutto sulle palle inattive. Però ragazzi, dai, mi sembra veramente che sia clamoroso. Cioè, allora dimmi tu, ti faccio una domanda, dimmi tu una parata bella del portiere. Dimmi questa sera questo Loris che grande paratona che avrebbe fatto. Se poi noi intendiamo quell'uscita che ha fatto lì di pugno, se quello non ti importa, vabbè, allora sono la regina d'Inghilterra. Quindi, bravissimo, 100 cross inutili. Ecco, questo è un altro, dice Gian 19, vabbè, questo è il numero fiscale qua. Ma dice lui: abbiamo fatto 100 cross inutili. Io rispondo: ma se vuoi giocare con i cross, perché cazzo vendi Mandzukic? Tienitelo allora, tienitelo. Ce lo siamo tolti a febbraio, ma tanto vale, tienitelo fino a giugno e fallo giocare. Mandzukic è l'uomo che l'anno scorso ci ha risolto una marea di partite. In stadi dove quest'anno abbiamo perso, come San Siro a Sponda Milan. Cioè, ragazzi, ma dai, è stato tutto completamente sbagliato. Quindi,
Colpa di Higuaín, ma Higuaín è un altro che in realtà sarebbe dovuto essere venduto. Ricordiamoci il calciomercato d'uscita completamente bloccato in estate. Matuidi non se ne è voluto andare, Khedira non se ne è voluto andare, Mandzukic non se ne è voluto andare, nessuno se ne voleva andare. Alla fine sono stati costretti a provare a vendere Dybala e giustamente dice Dybala che cazzo me ne devo andare proprio io, giustamente è rimasto e meno male. Comunque dai ragazzi, comunque è colpa dei tifosi, sì, è ovvio. Comunque ragazzi, niente, è una Juventus che esce e credo che sia forse meglio così. Perché il City ce ne avrebbe dati 10 all'andata e 10 al ritorno. E poi soprattutto è una Juventus che nonostante le belle parole in conferenza non è riuscita neanche minimamente a mostrare quella cosa di cui si parlava, la grinta, la voglia, quella notte magica dell'Atletico. Diciamoci la verità, ci mancava il pubblico, un po' è vero, perché comunque il pubblico non è vero che non è nulla nulla, il pubblico può dare qualcosa, però comunque dai ragazzi. Quindi solo all'andata si dice ne dava 10. Comunque, quindi meglio così un anno zero, come delle volte ci può stare, che perlomeno anno zero. Comunque, vabbè, si è arrivato in finale di Coppa Italia e ha vinto un campionato. Non è proprio anno zero, cioè chiamiamolo anno zero uno che vince un campionato il nono di fila. Quindi, per l'amor di Dio, ci può stare, ci può stare. Io ho avuto già un sentore e concludo quando la Juventus negli ultimi giorni mi sta mandando una marea di mail di vendita: comprati l'ultima maglia away, comprati la maglia da passeggio, comprati i calzascarpe, comprati la borsa, comprati il diario, comprati l'astuccio. Ma come mai vogliono pubblicizzare il marchio Juve prima della partita? Non è che questi già sanno che escono e tra un po' manderemo tutti a fanculo sta squadra, e infatti così è successo. Comunque vabbè ragazzi, fa niente, io vi saluto, ormai oggi sto facendo più ore in live che altro, quindi direi di riposarmi anche io, domani mi aspetta il video commento, e quindi ragazzi vi saluto, grazie mille a tutti coloro che comunque mi hanno fatto una bellissima e anche numerosa compagnia questa sera, è stato molto bello. Per quanto riguarda la Juve, ci rivedremo l'anno prossimo, quando andrò a Torino, non so, ma sapete se posso riprendere le partite su Twitch dal campo? Cioè se vado a Torino in curva e mi metto col cellulare a riprendere la partita, non è che devo pagare i diritti a Sky, no? Nel caso, comunque penso che al momento non sono stati ancora emessi abbonamenti rinnovi, perché al momento non si parla neanche lontanamente di riaprire gli stadi, quindi è tutto fermo. Vedremo che succederà per l'anno prossimo. Nel caso, si ripartirà comunque da qui con le live, sperando che la Juve costruisca una squadra blasonata e non, questo, concludo con questo per capirci, non una squadra per Sarri, ma una squadra blasonata per il nome Juve. Che secondo me sono due cose completamente diverse. E chiudo. Buonanotte a tutti, ragazzi, per il calcio. Ci vediamo l'anno prossimo, forse qualche calciomercato così. Ciao ragazzi, grazie mille per le bellissime emoticon di Nico Robin, Nami, Monet, Carrot, quanto so buone. Buonanotte a YouTube.